Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di Noisy Boy. Oggi vi racconterò una nuova storia, un nuovo progetto che si svilupperà nelle prossime settimane e che per la prima volta coinvolgerà anche voi in prima persona. Signori, oggi alziamo l'asticella, diamo il benvenuto alla nuova arrivata. Searching for holy flames, a sign to light up the way. So can you help me out? Un bicilindrico da 90 cavalli, corposissimo, un motore che ai bassi è strabiliante, 110 Newton metro di coppia a 4500 giri. Questo motore fa godere. Godere, accoppiato questo stile enduristico stradale in chiave retro, è qualcosa di straordinario. Wow. Diverse mappe motori disponibili, adesso ci troviamo in mappa sport. Ovviamente! Abbiamo la Rain, la Road, la Custom addirittura, dove puoi giocare come vuoi configurandola, e anche la versione Enduro, dove si spengono i controlli posteriori per far pattinare il retrotreno. Wow, la adoro. Te giri di chi, te giri di là, meschisci una balla. Eccoci. Mi piace la spinta che ha, mi piace. Sempre composta ed educata, intuitiva soprattutto. Che stile, che stile! Ormai molti di voi l'hanno capito quanto mi gasano queste tipologie di moto. Moto dal sapore retro, che ti fanno vivere degli anni che probabilmente molti di noi non hanno neanche vissuto. Ma ti scatenano l'immaginazione. Le associ a epoche, storie, ambientazione, in puro stile Netflix. Io associo per esempio questo genere di moto ai Peaky Blinders. Non lo so. Me lo immagino che scanna tra la foresta, appunto, ecco, tipo così, ambientazione. Stupendo. Ma quindi, Noisy, perché l'hai presa questa moto? Ebbene, ragazzi, anche quest'anno, domenica 22 maggio, c'è la Distinguished Gentleman's Ride. Un evento mondiale che raduna tutti noi biker amanti delle due ruote in puro stile gentleman. Quindi l'unica cosa che è richiesta di questo enorme raduno è che tu sia con una moto con questo stile, quindi stile retro, vestito ad hoc. E anche e soprattutto un raduno a scopo benefico. Infatti il ricavato mondiale di tutte le donazioni verrà devoluto all'associazione Movember per la battaglia contro il cancro alla prostata maschile. Quindi sì, siamo chiamati assolutamente tutti in causa. È un'ottima occasione per divertirsi tutti insieme, fare finalmente un raduno dopo 2 anni di Covid che non ce la faccio più. Ci tengo assolutamente a incontrarvi e credo che sia un'ottima occasione. Poi è figo, guarda. Guardate che mood, guarda, è perfetta, ci sta alla perfezione. Tutte le info ovviamente le trovate sul sito ufficiale in descrizione, il sito è super esaustivo quindi buttateci un occhio. Trovate addirittura tutte le linee guida delle moto che sono ben accette, anche come vestirsi, e la lista di tutte le grandi città che aderiscono a questo raduno. Assolutamente io sarò presente a Milano, quindi mi raccomando, milanesi e dintorni, ci vediamo il 22 maggio. Tanto è domenica, raga, cosa fate? Vestitevi bene e venite, dai. Vi dirò di più, addirittura ho creato il Noisy Team per creare un sottogruppo nel milanese e trovarci per partire insieme tutti per sfoggiare le nostre moto. Ma la più grande novità di quest'anno, dopo 2 edizioni, la mia terza volta, è un progetto in collaborazione con Triumph Italia per personalizzare questa moto e portarla alla Gentleman's Ride. Ecco spiegato il motivo perché abbiamo preso questa moto. Dico abbiamo perché è anche colpa di Matteo. Rivoluzioneremo tutta l'estetica della moto. Vi racconterò la storia della trasformazione di questa 1200 dal sapore britannico. Vi immergerò nel mood degli anni 20, degli anni 30, l'epoca del proibizionismo, raccontandovi la storia di Harry Jones. Chi è Harry Jones? Beh, signori, lo scoprirete nei prossimi episodi. Noi intanto ci mettiamo all'opera. Volo in atelier, pronto per personalizzare questo mostro e raccontarvi tutto il processo nei prossimi episodi. Che il progetto The Bastard abbia inizio. Ragazzi, iscrivetevi al canale subito. Tanto è gratis, il bottone rosso subito di fianco ai like, e lasciate un bel commento se il progetto vi gasa. Mamma mia, io non vedo l'ora. Non avete idea la qualità e lo stile che vi sto portando sul canale. Questo progetto è esagerato. Ormai voglio fare un film tra poco. Io voglio fare un film. Stiamo alzando sempre di più l'asticella e ci piace, signori. Let's go!
Ma mi gasa. Pur avendo geometria da moto da passeggio, ha un bel caratterino la signorina. Si sente che è 1200, ha una bella schiena. Guarda che robetta. Pur pesando 200 chiletti. Harry Jones, nato a Birmingham, trasferitosi a New York. Spoiler. Comunque la guida di questa moto è parecchio strana all'inizio. Minchia. Perché ha il manubrio veramente alto, è una enduristica stradale alla fine. Però l'assetto e le geometrie sono da moto tranquillona, perché comunque il motore 1200 è lo stesso della Bonneville, per esempio, che è la moto creata ad hoc per il passeggio. Quindi è un mix tra i due. Interessante. Tra l'altro, piccolo tips, questa è la versione XC con meno luce a terra. La versione XE è quella più enduristica, quindi ha delle sospensioni un pochino più alte dell'avantreno. Abbiamo scelto questa perché noi di enduro sì, lo pratichiamo, ma... mi trovo meglio in strada. Un trattore in manovra. Beh, devo dire che Mappa Rider è veramente divertente. È quella che esclude il traction control. Beh, ci siamo già capiti. Tra l'altro il mio primo motore è perpendicolare all'asfalto, incredibile. Cioè il pistone che è così. Ma... però ce l'ha la voce. È un borbottio molto carino. Lavoreremo anche su quello, ovviamente. Secondo voi lasciamo questo scarico originale? Raga, non c'è neanche da dirlo. C'è neanche bisogno di dirlo, raga. Palese che lo cambiamo. Sei una cazzo di astronave. Sei gigante. 27 zoppi. Vabbè, ma qua stiamo facendo proprio i tamarri. Beh, comunque ti concede anche una guida un po' più allegra, eh. Che bello. Nice. Da noi si muove tutto. Ci vediamo settimana prossima, signori. Iscrivetevi al canale perché è importantissimo. Io lo so che molti di voi guardano i video ma non sono iscritti. Male, perché vi perdete i prossimi video. Let's go. Ci vediamo settimana prossima, ragazzi. Bomba. Guarda che stile! Complimenti, bellissima moto. La personalizzerei un po' da Easy Style. Raga, non chiedetemi il motivo, ma sono per sbaglio capitato su un 8,90. Tra l'altro, abituato alla seduta della Scrambler, che sei tipo in poltrona sul divano, mi trovo un pochino scomodino. Un pochino scomodino.